A volte mi piacerebbe pensare ad una giornata che duri 50 ore, per avere più tempo, per fare tutto ciò con più calma, con più precisione, con più tranquillità. E quando guardi ciò che hai fatto dici, sono riuscito a farlo bene, per avere soddisfazione quando le fai. La strada è ancora molto lunga, sono solo all'inizio. Nonostante sono 10 anni che faccio il viticoltore, sono ancora alle prime armi. Il mondo del vino è veramente molto vasto. Forse 30 anni di esperienza cominciano a farti capire cosa ti può dare la tua terra, cosa ti possono donare i tuoi vigneti. Grazie alla crisi economica del 2008 sono qui. Ho lavorato come designer nell'industria ceramica per 10 anni e non ne potevo più. Con la crisi mi sono licenziato, ho mollato tutto e sono tornato alle mie origini, alla terra, alla vita all'aria aperta. Gran parte di ciò che faccio l'ho imparato in famiglia. Sono cresciuto in campagna. Ho imparato con mio papà, facevamo il vino, avevamo un po' di animali, la classica famiglia di una volta. Si allevava e si coltivava tutto ciò che si poteva, partendo dal terreno intorno a casa. Quando mi sono sposato, ho vissuto i primi anni nel centro storico di una cittadina. In città mi sentivo in trappola, mi sentivo chiuso tra il cemento, un po' come la canzone Il ragazzo della via Gluck di Celentano. Io e mia moglie siamo dello stesso parere, quindi il nostro sogno è continuato. Siamo tornati in campagna scappando sulle colline. Poi ho iniziato a studiare sulle tecniche enologiche e sulla viticoltura, perché all'epoca ero autodidatta. Prima lavoravo come preparatore d'uva e infine sono entrato in cantina.
Quello che mi piace di più del territorio è la forza della vegetazione. La natura è vera qui. Riesce a trovare terreni veramente incontaminati, che l'uomo non ha ancora distrutto del tutto. C'è il passaggio dell'uomo, ma nel rispetto della natura. È un territorio difficile, sono terreni abbastanza impervi. Però questa terra dà colori, profumi e sapori unici al vino. Nessuno scommetteva sulla produzione vinicola qui. In quest'area ci sono sempre stati vigneti. Ogni contadino aveva la sua vigna. Ma nessuno però ha mai cercato di produrre seriamente vino, perché sono terre di montagna difficili, dure. Il nostro vino è nato come una sfida. Produciamo vini artigianali di alta qualità, in maniera naturale, non c'è la grande meccanizzazione. Cerchiamo ancora di dare valore alla terra, un vino donato dalla vigna, portato in cantina, lavorato, imbottigliato, commercializzato. Un cerchio che si chiude dove è nato, qui, nella cantina del Frignano. Il mio lavoro non è un lavoro, è una passione. La seguo con il cuore e l'anima, perché la natura ha una sua forza, una sua potenza.